Ciao ragazzi, oggi torniamo a Giuseppe Ungaretti, un poeta che a quanto pare è tra i più apprezzati alla vostra età, 15-16 anni. Un poeta che appartiene, come magari ribadisco per sommi capi, alla corrente, anzi lui è il principale esponente della corrente dell'ermetismo, una delle correnti del primo Novecento. Abbiamo già letto qualcosa tratto dal capolavoro di Ungaretti, Il Porto Eul. Allegria dei naufragi, questo bellissimo titolo ossimorico, una contraddizione in termini, Allegria di naufragi. E abbiamo già visto appunto le caratteristiche principali, no, dell'ermetismo, non sto qui appunto a ribadirle. Sommariamente, ermetismo è un termine che è stato affibbiato a questa corrente, a questi poeti, appunto perché apparivano ermetici, quindi chiusi, criptici, incomprensibili. Fu un critico letterario, naturalmente, del primo Novecento che tacciò questi poeti a partire da, diciamo, Ungaretti, poi Quasimodo e poi altri, di uno stile troppo denso e incomprensibile. In effetti la densità c'è in questi poeti, soprattutto in Ungaretti, ma l'incomprensibilità è una taccia immeritata per questi poeti, soprattutto, devo dire, per l'Ungaretti di Allegria di naufragi, perché poi sostanzialmente ciò che va valutato e apprezzato in Ungaretti è proprio la densità, la concisione. Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata nella mia vita come un abisso, ricordate le belle parole, il poeta ermetico è quasi un sommozzatore, un palombaro che va in fondo e tira fuori alla superficie delle perle, come le perle dentro l'ostrica. Queste perle sono le parole della poesia, che devono essere quindi essenziali, dense. Lo spazio bianco è grande nei poeti ermetici e soprattutto in Ungaretti. La poesia è veramente distillata, è distillata, è preziosa, è essenziale, è necessaria. Ungaretti, appunto, come dire, manifesta la necessità del linguaggio poetico. Nessuna parola deborda, nessuna sbavatura, non ci deve essere un aggettivo in più che non sia naturalmente essenziale. La poesia deve essere al tempo stesso nominale e verbale, cioè deve appunto andare più che sull'aggettivo barocco, retorico, deve andare sul nome e sul verbo, la forza trainante del nome e del verbo. È chiaro che l'aggettivo c'è, ma l'aggettivo deve essere, abbiamo detto, essenziale e nominale. Quindi grande densità all'interno di uno spazio bianco, questa è un po' la caratteristica della sofferta poesia ungaretiana e della poesia degli ermetici in genere, comprendendo anche lo stesso Salvatore Quasimodo. Ma io oggi non voglio parlarvi dello stile degli ermetici in genere, voglio parlarvi di una delle poesie, secondo me, più pregevoli e più indicative e più significative di Giuseppe Ungaretti, che denota un po' quello che è uno degli aspetti principali, ossia l'anima nomade, il nomadismo spirituale di questo poeta, che era già appunto nomade nella vita. Ricordate, appunto, nato in Africa, poi vissuto in Italia, a Firenze, poi a Parigi, addirittura appunto in Brasile. Cioè, insomma, fu un poeta che internazionale, come dire, eroe anche dei due mondi, come Garibaldi. E in un'altra poesia che magari ripeteremo, se non l'abbiamo ancora fatta, I fiumi, ecco che addirittura nei fiumi della sua vita lui conta la sua stessa esistenza, appunto i grandi fiumi dal Nilo al Serchio, alla Senna. Ma questa è un'altra poesia che faremo, una delle più belle di Ungaretti, Fiumi. Comunque, la poesia di cui oggi parlo invece si intitola, prende il titolo dai primi versi, appunto, In nessuna parte, anzi no, Girovago, Girovago si intitola. Girovago è naturalmente un'anima che appunto gira, che viaggia, che è un'anima nomade. Infatti la poesia inizia proprio con i versi che sono più cari a un'anima nomade. Gli antropologi distinguono fra l'anima nomade e l'anima contadina, no? In noi c'è, a volte sono tutte e due le anime, l'anima di chi vorrebbe cambiare casa, uscire di casa, vorrebbe sempre viaggiare, vorrebbe sempre spostare il luogo di riferimento,
E invece l'anima contadina, che è, o la parte contadina dell'anima, che è l'anima che vuole essere radicata in una casa, in un terreno, in un orto, in un ovile, in un punto di riferimento stabile. Ecco, diciamo che l'instabilità è la condizione dell'anima nomade, la stabilità è la condizione dell'anima contadina, per dirle così, sempre in termini ormai quasi metaforici. Allora, la poesia è del 1913, 1913, quindi non era ancora scoppiata la guerra mondiale. E noi sappiamo che durante la guerra il soldato, appunto Ungaretti, riusciva a scrivere addirittura dalle trincee e sotto i bombardamenti, naturalmente. Infatti tutte le poesie avevano una data, che era la data della concezione, del concepimento dei suoi versi. Qui è 1913, maggio, e campo di Mahi, e inizia così la poesia. In nessuna parte di terra mi posso accasare. Ecco. Tra l'altro guardate, controllate naturalmente sul libro o sul web, credo che sul libro non ci sia questa poesia, controllate sul testo in internet, c'è dappertutto questo testo. Ecco, in nessuna parte di terra mi posso accasare. Le parole sono messe quasi a pioggia, no? Una dopo l'altra, quindi prevale lo spazio bianco. Sono versi di una sola parola, per esempio parte e accasare, sono due parole, ognuna per verso. Quindi vuol dire che il verso è molto diradato, è molto rarefatto, è carico di silenzio. E quindi questo è un po' il motto di ogni nomade. Io non mi posso accasare in nessuna parte della terra. Cioè il mio destino è quello di viaggiare, il mio destino è quello di spostarmi, il mio destino è quello di uscire di casa. Ogni casa per me diventa una prigione. Ecco, questi versi tra l'altro sono abbastanza attuali perché oggi noi viviamo in delle case prigioni al tempo del coronavirus, delle case che stanno diventando naturalmente centri di reclusione, nolente o volente, malgrado tutte le lodi che si possono fare della casa dolce casa, in questo momento ci costa un pochino stare così tanto in casa. E tutti quanti siamo in qualche modo attratti, potremmo essere attratti da questo nomadismo, da questa anima nomade di Ungaretti, che però alberga in tutti quanti noi. Tutti quanti noi a un certo punto vogliamo passare dal radicamento, dall'essere radicati in un posto, anima contadina, ad essere sradicati, a poter finalmente essere liberi, come vorremmo essere oggi, di fuggire di casa e andarcene lungo i prati o andarcene al mare o andarcene in montagna, andarcene da qualsiasi parte che non sia se la semplice casa. Ma questo è come dire, un link verso l'attualità. In nessuna parte di terra mi posso accasare. E continua Ungaretti dicendo: a ogni nuovo clima, a ogni nuovo clima che incontro, mi trovo languente che una volta già gli ero stato assuefatto. Allora, a ogni nuovo clima che io naturalmente incontro, dove vado a vivere e appunto abitare, come ogni nuovo casa, a ogni nuova casa, mi sento, trovo sempre languente. Beh, languente vuol dire a un certo punto indebolito, vuol dire un po' fiaccato, perché una volta già gli ero stato assuefatto, cioè riconosco nel nuovo clima il clima di prima. Cioè quando riconosco nel clima di prima vuol dire che la mia anima nomade non viene del tutto soddisfatta. Quindi sono versi appunto abbastanza appunto ambigui. Io mi ero già assuefatto a questo clima già una volta e a ogni nuovo clima che incontro mi sento sempre più indebolito perché già una volta mi ero assuefatto appunto a questo clima. Quindi diciamo è una disaffezione ad ogni clima stabile, quindi una fuga da ogni tipo di stabilità. Questa è la caratteristica dell'anima nomade di Ungaretti. E dice: me ne stacco sempre straniero. E quindi mi sento sempre straniero in terra. Cioè, finisco con lo scegliere, diciamo, l'esilio. Essere
praticamente un transfuga, una persona che se ne va. Me ne vado sempre. Mi sento già straniero in patria, dopo un po' che ci sto, in queste patrie, in queste terre, in queste case, in questi paesaggi. Ecco, me ne stacco sempre straniero. Quindi Ungaretti si autodefinisce sostanzialmente poeta esule, poeta nomade, poeta straniero in patria. Trova sempre la propria sostanza di estraneo, di alienazione dentro una terra che lui sceglie, se la sceglie, perché lui non è fatto per accasarsi. In nessuna parte della terra trovo casa. O mi posso accasare, perché una volta che ci sono, poi a un certo punto l'assuefazione mi porta all'indebolimento, all'anguore. Potremmo dire appunto alla pigrizia dello stare nello stesso punto. Quindi l'esilio e il nomadismo è al tempo stesso un dolore e un piacere, al tempo stesso una necessità per Ungaretti e una libertà, sostanzialmente, una libertà nella necessità. Me ne stacco sempre straniero, dice. Nascendo, continua, tornato da epoche troppo vissute. Cioè, e qui è bellissimo, questi tre versi sono bellissimi, anche se un po' misteriosi magari per voi. Cioè dice, io rinascendo, quindi mentre io rinasco, da epoche che già sono troppo vissute per me, cioè in cui il passato si è troppo accumulato, è come dire la sosta, si è troppo accumulata, io ho troppo abitato, come dire, in quella casa, in quella patria, in quella terra. Ecco perché dice... Ogni uscita dalla patria, dalla terra, dalla casa è una rinascita. E anche oggi uscire da casa sarà un giorno una rinascita per noi. Tornato da epoche troppo vissute, ecco, le epoche sono troppo vissute perché io ho troppo abitato quel luogo. L'anima nomade non si ritrova nell'abitare troppo quel luogo. E sapete che da abitare... Abitare è un'espansione di abito e da abito, l'abito dell'abitare viene anche abitudine. Chiaro che il nomade è contro le abitudini. Le abitudini si svolgono quando naturalmente si sta, non in autunno sugli alberi e la foglie, in stabilità, ma si sta proprio in forma stabile in un terreno, in una casa. E allora lì nascono le abitudini. Le abitudini sono in qualche modo l'emblema, l'espressione il correlato della stabilità. Il nomade, l'anima nomade o l'anima in esilio, più o meno volontario, non ha abitudini, proprio perché non ha abito e se non ha abito non ha abitazione. Questo gioco di parole etimologico, questo gioco etimologico non è naturalmente soltanto appunto un gioco. Abitazione viene ha la stessa radice, stesso termine di riferimento di abitudine, abitazione, abitudine, casa, e la casa è il nostro abito e l'abito è la casa di cui noi ci rivestiamo. Nascendo, tornato da epoche troppo vissute. Ogni volta che evidentemente io esco da epoche troppo vissute, quindi da abitazioni, abitudini e abiti troppo ricorrenti, ecco che per me è una rinascita. E tutte le anime nomadi, come anche il sottoscritto, anzi in questo periodo più nomade che mai, si riconoscono molto in questi versi. La libertà è veramente uscire di casa, uscire dall'abito, uscire dall'abitudine, uscire dall'abitazione. Questa è la libertà. E oggi lo sentiamo più che mai. Poi la casa va bene. La casa, la dolce casa va bene anche l'abitudine. Il grande filosofo appunto Aristotele diceva che l'abitudine rafforza il carattere. E il grande narratore Marcel Proust sulle abitudini riusciva a produrre poesia, le dolci abitudini. Mia madre è una dolce abitudine, per esempio, no? E i miei figli sono una dolce abitudine. È chiaro che sull'abitudine si costruisce anche l'amore. Si forma il carattere nel senso buono, si costruisce un'identità, una personalità. Ecco,
Le abitudini servono, ma a un certo punto l'anima nomade di ciascuno vuole la libertà e quindi vuole il cambiamento. Il cambiamento è la resurrezione e la rinascita. Disabituarsi dall'abito. Disabituarsi vuol dire disabitare. Disabitare vuol dire vivere il proprio esilio, anche volontario, il proprio nomadismo, la propria libertà. Ecco, quanta libertà si respira in questa poesia, Girovago. Quanto soffio, quanto vento, quanta aria. Quell'aria, quella libertà, quell'uscire di casa, che oggi sarebbe il nostro sogno più grande. Perché anche noi, forse in nessuna parte della terra, ci possiamo accasare. Poi trovare casa è bello, ma è bello anche uscirne, tantissimo. Nascendo, tornato da epoche troppo vissute, troppo vissute. Se tu vivi troppo a lungo in un posto, ecco che vai su quell'anguore, su quella pigrizia, su quell'indebolimento del carattere che fa di te un'ameba, insomma, una pianta dentro un vaso, e quel vaso è la casa, non più un essere libero, un girovago. Ricordate che il titolo di questa poesia è Girovago. Continuiamo. Il finale di questa poesia è straordinario. Godere un solo minuto di vita iniziale. Godere. Un solo minuto. Con l'enjambment, cioè il collegamento fra le parole del verso precedente con quello del verso successivo, godere un solo, a capo, minuto di vita, a capo, iniziale. Tutto un enjambment. Ma cosa vuol dire godere? Vuol dire che il godimento sta nell'iniziare. Il godimento sta nell'incipit. Il godimento è nascita. La felicità è nascita. La felicità è nascita ed è rinascita. La felicità è risurrezione. Che cos'è la risurrezione se non come rinascita, un ritorno alla nascita? Il minuto di vita iniziale è il primo minuto di ogni cosa che noi intraprendiamo, è il primo minuto della vita, è il primo minuto di quando usciamo di casa, è il primo minuto di ogni esperienza che nel suo iniziare è godimento, come nell'amore. L'inizio di un amore è godimento, o si spera che sia godimento anche lo sviluppo dell'amore, ma l'inizio è godimento, l'innamoramento, come diceva Alberoni, è un iniziare, è un incipit. E ogni volta, lo sanno i bambini, ogni volta che noi iniziamo un gioco, siamo entusiasti. Ogni volta che noi iniziamo un'esperienza nuova, siamo entusiasti. Anche i bambini, più che gli altri, i bambini si annoiano nell'abitudine. Le cose nuove. Godere un solo minuto di vita iniziale. Che è appunto l'uscire, il non accasarsi, l'uscire di casa, l'uscire dall'abitudine, la vita che inizia, che ricomincia, la rinascita, la resurrezione. Il mito della resurrezione non è soltanto cristiano, ma è anche un mito pagano ed è un mito greco, il mito dei miti, risorgere, reincarnarsi in altre esperienze. Restaurarsi, rinnovarsi, come la pelle dei serpenti, la muta, rinnovarsi. E nel rinnovarsi l'inizio del rinnovamento è godimento, è il minuto iniziale, il Big Bang, diciamo, il Big Bang della vita, dell'esperienza. Godere un solo minuto di vita iniziale. Ecco, se lo impone come imperativo Ungaretti, no? Godere. Godere è un infinito imperativo, che noi possiamo godere, che io possa godere o rigodere l'inizio, il primo minuto del Big Bang dell'esperienza. Questa è la felicità, cominciare o ricominciare. E il girovago comincia e ricomincia, comincia e ricomincia, soprattutto ricomincia, riparte il viaggio. E la partenza del viaggio ci rende felici, comunque. La poesia finisce con questi due straordinari versi: cerco un paese innocente. E quindi il girovago
cosa cerca? Cerca un paese in cui l'abitudine, che poi diventa peccato, che poi diventa male, che poi diventa pigrizia, accidia, adattamento. Cerca un paese innocente. L'innocenza che cos'è? È quella del bambino, è quella dell'infanzia, è quella di chi di fronte a un'esperienza non affronta questa esperienza con pregiudizi, con prevenzioni, con la saggezza senile di un'esperienza già passata. No, si affaccia a un'esperienza come nell'amore, naturalmente, nella piena innocenza del bambino che non sa che cosa è la vita e che accetta, accetta tutto e che la guarda, la sente, la fiuta, la tocca come un qualcosa di completamente nuovo. Lui è innocente, ma ci vuole anche un paese che ti spinga a questa innocenza della percezione. Un paese che ti spinga a non, appunto, fermarti. Cioè ad essere libero o esula in patria, per usare un altro simbolo. Cerco un paese innocente. Non soltanto un paese senza il male, senza il peccato, ma un paese in cui l'esperienza non è ancora contaminata dall'esperienza precedente. Quindi un paese che sappia, come diceva Hannah Arendt, una grande filosofa alleva di Heidegger, un paese che sappia vivere il piacere dell'inizio, cioè il piacere della nascita. Il piacere della nascita ec nihilo, cioè dal nulla, o della rinascita. Del rebirthing, come dicono alcuni, rinascere, rinascere. E quindi un piacere, un paese in cui l'innocenza favorisca il respiro, no? Sapete quando noi prendiamo fiato, no? Inspiriamo perché sentiamo qualcosa di nuovo, inspiriamo, anche dopo un pianto, noi inspiriamo e ci sentiamo anche, a volte felici anche dopo un pianto perché l'ossigeno sta ritornando in noi e tutta la felicità e tutta la vita sta ritornando in noi. Abbiamo trovato un paese innocente in cui respirare liberamente, a pieni polmoni, fuori dalla casa. Fuori dalla casa. Un paese innocente ce lo immaginiamo in questo caso insieme a Ungaretti, senza strafare, come un paese nuovo che non abbiamo mai conosciuto e che ci stupisce. E ci rende felici perché ci stupisce, come è stupito il bambino nel vedere cose nuove. Ma questo paese è fuori, non è dentro, non è dentro casa. Lo immaginiamo un paese senza neanche case, senza abitudini, senza abiti, senza maschere, senza abitazioni, un paese che è fuori, perché in nessuna parte della terra mi posso accasare, dice Ungaretti. Rileggo la poesia, rileggetela naturalmente anche voi, anche ad alta voce, perché comunque è un canto, pur essendo ermetico, pur essendo un canto ricco di silenzio, è sempre un canto. Anche questo è un altro simbolo della poesia, di Ungaretti. La poesia di Ungaretti si canta come i canti di Leopardi si cantano. Una volta la poesia era musica, parole, ma musica e oppure parole musicali. E questo è il grande ossimoro, il felice ossimoro di Ungaretti, che c'è insieme nella sua poesia il canto e il silenzio e il canto. In nessuna parte di terra mi posso accasare. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente, che una volta già gli ero stato assuefatto, e me ne stacco sempre straniero, nascendo, tornato da epoche troppo vissute, godere un solo minuto di vita iniziale. Cerco un paese innocente. Alla prossima.